Xenagos, dio della dissolutezza. Qui siamo su Born of the Gods, quindi siamo nel secondo blocco della prima Teros. Poi Teros è tornata di recente, tra l'altro, quindi lo sapete anche voi di Arena. Voi magari siete cartacei, quindi sapete benissimo da dove viene questo Xenagos, dio della dissolutezza. Fa parte delle creature leggendarie dio, che e fondamentalmente Wizard of the Coast ha introdotto appunto con la prima Teros per spingere la meccanica devozione, ok? All'inizio in Teros c'erano 5 dei, uno per colore, e poi sono arrivati invece gli dei che rappresentano due colori uniti, quindi quello rosso-nero, quello verde-nero e così via. Ci sono tutti, bianco e nero, Ateros, questo e quell'altro. Fondamentalmente tutti gli dei sono degli incantesimi indistruttibili che diventano creature. In verità il tipo è creatura incantesimo leggendario. È importante questo, sapete perché? Perché Clotis, che poi è uscito dopo, no? È, per esempio, non può essere fatto, non gli si può fare negate sopra, neanche a lui non si può fare su Xenagos negate. Detto questo, dicevo, tutti hanno una regola passiva che fa qualcosa e poi diventano delle creature quando la loro devozione è abbastanza. In questo caso Xenagos deve avere 7 di devozione dal rosso il verde, e noi lo utilizziamo soprattutto per la sua seconda abilità. È indistruttibile, quindi nessuno ce lo potrà levare. Non Vanishing Verse non lo prende, nessun'altra cosa lo prende, perché diciamo un incantesimo serve Isilia, Tierra Sander lo prende, se proprio vogliamo questo. E all'inizio del combattimento dà più X a una creatura, dove X è la forza di quella creatura e gli dà anche rapidità, e quindi serve per chiudere la nostra combo. Ma chi è Xenagos? Beh, Xenagos era un Planeswalker ed è un personaggio molto importante del blocco Teros a livello di lore, perché appunto è uno dei Planeswalker che voleva diventare un dio e poi ci è riuscito, e dovrebbe aver ucciso Elspeth, ma questo me l'ha detto, e poi si è tirato un po' indietro il buon Ale Milan, che è qua, che ha detto no, io la so la lore, e poi in verità ha detto no, vabbè, aspetta, so ste tre cose, è vero? Allora, ciao a tutti. Sì, io purtroppo di lore leggo quello che c'è scritto, cioè c'era scritto nelle carte che davano come sedicesima carta nei pacchetti quando li aprivo. Però sì, mi ricordo che Xenagos fa questo passaggio qua. Tanto è vero che poi nella Teros nuova è stato sostituito da Clotis come dio rosso-verde. Esatto. Significa che muore, perché sono abbastanza sicuro che fosse il cattivo della storia. Beh, la faccia da cattivo ce l'ha comunque, devo dire. Sì, era tipo il dio della dissolutezza, come... È strano che il rosso-verde sia il cattivo, ma è andata così. Allora, voi, mi sono dimenticato la solita copertina, like sulla fiducia, questo, quell'altro, iscrivetevi, algoritmi, eccetera. Siamo pronti, giochiamo. Abbiamo pure vinto il dado, Ale, quindi insomma... Sì. Stiamo giocando contro Twinless Twin, che è un giocatore molto forte, un grinderone di Magic Online. Qua però abbiamo una mano atroce. Sì, qui una terra rossa. Ecco, leviamo questa, è una mano perfetta. Purtroppo, tutte le volte è già successo a noi due di aver trovato questo... Qui devo fare Valakut Awakening? Forse sì. No, non credo che sia una tragedia, perché tanto il terzo mana non dovremmo doverlo spendere in maniera troppo pressante. Sì, beh, o qua lo dovremmo trovare, o almeno speriamo. Comunque dicevo, ci è già capitato, oddio non mi ricordo che stavo dicendo, di aprire, con il Wurm in mano e di metterlo sotto. Sarebbe stato molto molto più figo in verità mettere sotto Xenagos, così sai la posizione del Wurm e puoi fare creativity da uno. Detto questo, forse adesso che abbiamo pescato Saga faccio Valakut. Io faccio Awakening tutta la vita qua. Anche perché lui ha fatto terra blu-nera, quindi siamo abbastanza sicuri che non è che... dobbiamo fare Fire Prophecy di secondo, no? Infatti è un blu-nero control. Sarà dura questa partita. Esattamente. Io credo che qua proviamo a forzare la saga. Se ci fa ce ne facciamo una ragione. Tu ci credi? Al prossimo turno avrà open anche i counter a 3, quindi non credo che le probabilità di risolvere saga migliorino. Quindi gli facciamo utilizzare questo censor adesso. Che non c'è. Bene. Ottimo, direi. Eh sì, un'altra problematica potrebbe essere Narset in questo spot, perché... Ah, c'era, Censor era la carta in cima, penso.
Se fa Narset qui non ci fa fare pesco scarto, invece non l'ha fatto. E tra l'altro ci blankerebbe anche il nostro pick score. Che si fa qua? Io qua scarterei File Prophecy una terra, credo. Sulla File Prophecy sono sicuro, sulla terra non ci metterei la mano sul fuoco, ma penso che sia giusto, se non altro per cercare un po' nel nostro mazzo. Ti preoccupare, le terre ce le abbiamo. Esattamente, questo era quello che intendevo. E mi sono anche tenuto Tawara, quindi l'unica terra che fa cose ce l'ho ancora. Adesso possiamo scegliere Typhoon da 2 per cominciare a pressare un blue nero contro che sicuramente avrà push. Ma io adesso forse farei big score in risposta. Fermi tutti, non ce lo fa. Io metto sempre F6, avrei dovuto fare big score e invece appunto. Un'altra volta, questa l'ho sbagliata due volte e Ale giustamente mi bacchetta, ma non mi ha neanche bacchettato in verità. Faccio lo squalo, ok? Sì, fai lo squalo. Dovresti bacchettarmi comunque. No, in realtà qua lo squalo è una buona giocata, però credo che gli daremo solo dei target per i fatal push, perché non credo che il nostro squalo ci porterà alla vittoria, però... Vabbè, sai, comunque ai control non piace mai essere pressati, no? Questa potrebbe essere una bella risposta ai vari... Arriva il fatal push proprio chiaro, classico. Vediamo se rifà impulso o qualcosa del genere mi permette di risolvere big score. Sì, risolviamo big score. Io non ho paura del suo spell pierce, no? Che scarto però? Otawara? Io scarterei Otawara. Io pure, infatti. Cioè, mi sembra che tutte le altre carte ci servono. Otawara, Duterre. Che palle però, eh? Sì, ma guarda, l'andare è abbastanza importante, quindi... Beh, siamo di nuovo contro un control, quindi insomma tutti i pro qua nella stanza, compreso Nassif due giorni fa, giocano control in questo formato. Allora, questa tizia è arrivata e fa male. Noi adesso non abbiamo mano per fare 1, 2, 3, 4, 5... Noi adesso proveremo a scombare dritto e speriamo che non abbia il negate, sostanzialmente. Perché... Se pesco divide by zero, cioè stavo pensando, perché io una creatura ce l'ho qui, no? Quindi io posso usare le... teoria credo che tu possa essere open anche di divide. Lo devo pescare naturale, se faccio impulse no. Però io non farei impulse qua e landerei prima di fare creativity, così non stiamo sotto a censor e siamo morti solo da negate. Credo che sia la nostra massima possibilità di... Ma lo fai sui due token? Sì, lo faccio sui due... Sì, lo faccio sui due token. Metti mai che abbia una removal per il nostro Wurm, così possiamo copiarlo con... È andata però, o c'aveva un altro sensor o non aveva negate. Adesso, ripeto, può avere una removal, e se ha una removal un control poi magari può anche uscire da situazioni come... Che removal può avere, scusa? Rimbalzino. Rimbalzino, sì. Forse dovevamo... No, scherzavo, non dovevamo... No, assolutamente. Subito, perché sennò ci faceva rimbalzino e ci devastava. Però facciamo dei 5-5. No, non facciamo nulla. Pensavo avesse un altro rimbalzino, il che era molto grave. Beh, 5-5 di cui uno sarà 10-10, comunque lui se ne deve occupare. Mi dirai che è tutta gente dispari. Questo è spiacevole, perché chiaramente se c'ha Extinction Event ci leva sia questo che però i token sono pari. I token sono pari. Giusto. Fa Extinction Event è comunque un casino, perché non credo che un 2-2 riesca a portarci a casa la partita, anche se poi diventa un 4-4 ogni combat. Però noi dobbiamo inventarci qualcosa per rimettere nel mazzo questo e rifare un'altra creativity, insomma. Sì, esattamente. Arriva un push, sicuro, un push su un Wurm c'è. Credo che adesso arriverà removal dei Sundoing. -3/-3 e casta una spell dalla mano che non so, cioè sappiamo qual è, questo chiaramente muore. E dei Sundoing, proprio come avevi detto tu, quindi ci leva tutta la mano, ho preso il Wurm effettivamente. E noi possiamo fare 10 danni, no, 15 danni. Io
Io credo che gli faremo 10 danni e uccideremo un Arset. Vero? Non lo so, io forse credo 15 a lui. Sì. Non lo so. Possiamo anche farne 15 a lui in realtà. E... tanto un altro Days Undoing che ce fa? No, no, niente. Però pescare... e peschiamo cioè, ci con questo. Ci sono tante carte che nel nostro mazzo poi... vabbè, ormai abbiamo deciso, sta a 5. Sì. Yaenny Expertise, morti da una Yaenny Expertise. No, sì, beh, da un Days Undoing in verità. Quindi lui gioca Narset Days Undoing, non gioca blu nero control, diciamo classico. Sì, sì, dobbiamo vorrei dire dobbiamo stare attenti a Days Undoing in realtà. C'è poco da stare attenti. Anche che noi questa non la tocchiamo con nulla, quindi cioè, dobbiamo andare su G2 e G3 per insomma giocare un altro tipo di partita. Però sembra in difficoltà Oppo, perché qua cerca... è uno dei limiti di Fire Prophecy, purtroppo, quello di non toccare i Planeswalker. Vabbè, se no era troppo forte, dai. La carta è davvero molto debole, purtroppo. Come rimozione. Io qua credo che pescherò di Secret of Certo. Con anche grande contentezza pesco io. Anche che lui si sta tenendo, non lo so. Lui ha trovato un Fatal Push. Esatto. Quindi diciamo che se ne ha due, la situazione diventa spinosa. A Baitful Master che ci fa pescare, pensa. No. E non pescheremo perché c'è lei. Esattamente. Arriva un inutile Dig Through Time. Beh, una situazione un po' spiacevole. Diciamo che qua non ne usciamo, però possiamo fare... questa forse la possiamo castare a mano. Vero? Io ci provo, cioè, nel senso, se c'ho una possibilità di vittoria è questa. Amico mio, vedi che aggiungere gli Shard Typhoon main deck è servito? Lui come ha, lui deve fare cosa? A parte Rona's Vortex numero 2, anzi numero 3, vabbè, ma ha fatto Days Undoing, quindi lo può trovare e può fare chiaramente, come si chiama, il coso nero che spacca creatura, incantesimo, se no fa pescare, Invoke Despair. Ah, no. Quello non credo che sia... non lo gioca, vero? No, non credo. Non credo che lo giochi. Noi tra l'altro qui abbiamo proprio la possibilità di fare creatura con Secrets of the Key dal cimitero, attacco rapido. Sì. Creatura, il problema è che il nostro Secrets of the Key farà un 1-1, se mi ricordo bene le regole di questo gioco, perché... sì. Anche se anche io mi ricordo bene. Il prossimo rimane convertito è comunque quello. Creativity non è male. No, non ho target. Ah no, non hai target, però ne avrai quando flashbackerai sto Secret. Allora, o faccio quello, io non ho target per questo, posso fare dig? No, e no. Quindi devo per forza fare questo, dai. Sì. Purtroppo c'è poco da fare, ci tocca... un ricco 1-1. Beh, a stavolta meno Narset, no? Ma io in realtà forse andrei su di lui a questo punto. Narset a 1 abbiamo... tanto non ha fatto la fine. Problema che risolto. Oddio, potevo sparargli. Sì, però non avresti pescato. No, ma perché questo pesca? Questo in teoria ti può far entrare. Io pensavo che faceva bozzo, ma non era con il wording pesco. Qua possiamo pescare con un clue in realtà. Sì, che è una cosa che faremo chiaramente. Certo che però dobbiamo pure trovare altra roba, perché qui ecco, lo fa pure lui defonda la mano. Sì. E il momento degli squali. Momento degli squali, dopo tre mana un'altra Narset, quindi fa subito una 3-3. Qui attenzione, perché noi interagiamo, qui abbiamo vinto la situazione. Qui abbiamo vinto. Se lui non fa terra e si terra tenendosi open per pusher in balzino, dovremmo aver vinto, perché no, in verità fare... questo non ci fa vincere perché è un 2-2. Però poi possiamo fare però noi creativity. Facciamo poi creativity e quindi
Ah, quello anche, c'è anche Spike the Hazard. Ci fa vincere, è vero. Vabbè, basta creativity da uno. Creativity, esattamente. Parte, facciamo un altro 4-4, ma comunque arriva un giga Wurm. Allora, qui la sei data, ormai l'abbiamo capita, abbiamo fatta contro, sì, Nassif, quindi due questi via. Fuori tutti i Fire Prophecy. Fuori, sì, tutti. Queste versioni di contro giocano anche Ertai, il nuovo, quello a 4, sì, mana, che interessa a pescare perché è forte con Narset, però non credo che sia una ragione sufficiente per lasciare delle removal. No, removal no, se vuoi possiamo mettere Fry. Ovviamente metto Fry. Ah, ovviamente metto Fry, ok. E leviamo un Big Score. Esattamente. Oh, ma se è fortissimo, fortissimo, giochiamo solo uno inside, forse si può cambiare, qualcosa cambio, boh. Che le tre lezioni sono obbligatorie, le due hunger sono obbligatorie, i counter sono obbligatori, Shard Typhoon, il terzo Albreaker Horror, però abbiamo vinto tutte le partite con sto terzo Albreaker Horror, cioè, mi sembra... In realtà io penso che Fry sia molto forte contro Narset, meno forte contro le versioni tradizionali di V-Control. Quindi, e questo è il motivo per cui ne giocavo uno solo. Però sì, credo che l'unica carta tagliabile parto di Awakening. Sì, anche perché Awakening è molto rischiosa contro Narset, quindi. L'unica carta tagliabile, dicevi? L'unica carta tagliabile è, come dicevi tu, il terzo Breaker Horror. Però non mi dispiace la tua idea di giocarne tre, perché siano un piano. Cioè, è veramente un piano che alla fine è un piano, cioè nel senso, se ne giochi tre lo vedi contro control, e quando lo vedi, l'abbiamo visto, cioè non ce n'è per nessuno veramente. Qui non fa Narset, siamo molto fortunati, fa Impulse perché deve cercare terra, siamo strafortunati perché risolveremo la nostra favola. Qua non ciclo il Typhoon manco nella vita. Ah, attenzione, ha fatto, vabbè, ci avrà push, spero. Sì, credo che abbia qualcosa tipo Fatal Push o un rimbalzino. No, a consider, va bene. Sì, lui sta giocando un quantitativo davvero notevole di peschini. Il che mi porta a pensare che stia cercando di provare una versione che sia molto orientata sulla combo. Cosa in realtà interessante, perché... Eccola la combo. Molte liste che ho visto in realtà non sono così. E ha pure dei Sandwing in mano, eh? Ha pure dei Sandwing, sì. Ah, qui non possiamo fare un cazzo. Mi faccio no... No, ti prego, ti prego, sì, ti prego, dagli questa botta, è fondamentale questa bottarella, perché poi abbiamo un botto, no, no, Ronas Vortex, no. Ronas Vortex è un bel disastro. Vabbè, lasciamo risolvere questo Ronas Vortex. La nostra speranza è che lui utilizzi Narset. Facciamo, sì, esattamente, facciamo una terra stappata e lo guardiamo negli occhi e gli diciamo: risolvi dei Sandwing, se hai il coraggio. Esatto, cioè. Abbiamo negate, amico, abbiamo negate. Madonna, lui non ci pensa manco un secondo. No, e qui purtroppo non possiamo farci molto. No, no, non ciclare, perché sennò non... Perché sennò non peschiamo neanche la monocarta. Però avevamo uno squaletto. E... io credo che una carta in mano sia più importante del mono squaletto. Poi... il mazzo che ci dice, tieni il negate. Che sfiga, cazzo. Che sfiga. Sì, qui è andato proprio dritto, lui, cioè, si vede che aveva counter, quindi comunque aveva proprio la combo coperta. Ma in realtà ha un mana, l'unico counter che No, ne aveva due. Ah, ne aveva due. Sì. Allora. Noi abbiamo fatto, lui on the play, noi abbiamo fatto quarta terra, lui quinta terra, quindi insomma, poteva avere tranquillamente dei Sandwing coperto da negate. Questa giocata te la puniamo, almeno quella, comunque a 7 carte, diciamo che... Sì, io credo che qua siamo abbastanza vicini alla concessione, però... Giochiamo per i nostri out. Out proprio pochi, beh... Days Undoing, un'altra volta.
nel dubbio metti che lui abbia delle carte che non gli piacciono, almeno ci leva quel Dig Through Time che non piace a noi. Ah no, invece fa Tasigor. Sei tardivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non posso fare manco questo. Io direi di concedere qua e guadagnare tempo per la prossima. Non credo che la partita finirà di tempo. Perché... Ma tu sei proprio sicuro di questo split 3 stroke 2 negate? Guarda, lo split ovviamente è pensato per altri matchup. Nel senso, certo, che contro control tu sai di queste carte, ma sono d'accordo con te che non è ottimale. Penso che sia un po' comunque migliore. Avremmo perso lo stesso con negate in mano. Io sono convinto che lui ha negate perché è andato troppo dritto. Cioè proprio troppo dritto. Sì, ma se va dritto può anche avere disputa, quindi cioè ci sono tantissime carte che ci No, lì moriva da Fry. Mazza se moriva da Fry. Moriva da Fry, sì. Brutto Fry lì, Aia. Ok, che teniamo. Sì, vabbè, allora parto Spiteful Hazard. Spiteful tappato. Beh sì, diciamo che le mani che fanno le prime quattro terre in generale in questi matchup a me piacciono. Giusto, giusto, giusto. Non avevo notato queste terre stratappate, tappatissime direi. Sì, sì. Sono tappate, però non è che noi ci abbiamo tutta sta fretta di... No, noi dobbiamo solo risolvere al Breaker Horror e dirgli ciao. Mi ho trovato anche una cosa da fare a due che mi sembra interessante, un Impulse. Sì. Lui mi ha fatti vedere molti, effettivamente, cioè, manipola tantissimo il mazzo, è proprio super combosa come versione. Tra l'altro contro di noi basta Nars, cioè non è che Days Undoing serviva. Cioè... Beh, oddio, diciamo che dei Sandwing che ci fa pescare una carta e lui ne fa pescare sette. No, no, lo so, però era per dire che, insomma, quattro terre, quindi prendo quella stappata. Cioè, era per dire che comunque, insomma, a già Narset da sola che ci rovina i big score, le pescate, eccetera, ci fa un danno non da poco, sì, ecco. Sì. Allora, qui se fa Narset faccio il mio remand divide by zero e che prendo la lezione dalla terra. Credo di sì. Diciamo che... Se no, in verità, io potrei pure, se lui fa Narset, potrei pure pensare nella vita, non so in quale vita, onestamente, di fare squaletto da uno e creativity, perché lui si tappa. Sì, il problema è che fare squaletto da uno in creativity mi sembra una giocata debole da un sacco di cose. Sì, ma comunque lo squaletto da uno lo faremo perché non abbiamo niente da fare, visto e considerato che lui divide by zero non ce lo fa tirare perché Narset non l'ha fatta e soprattutto ha saltato l'endrop, il buon Twinless Twin, quindi adesso è nelle nostre mani. Quindi adesso esattamente quando l'occo non landa i topi ballano. Sì, esatto. In realtà ha fatto il land drop. No. Ah sì, l'ha fatto, scusami, ho volato io, certo che l'ha fatto. Sì, ha fatto il land drop ma non ha fatto la giocata. Okay. Aspetterà di fare Narset coperta. E tra l'altro abbiamo doppia spella 1 Narset coperta da disputa. Che comunque non sarebbe una tragedia perché noi ci lottiamo sopra e dopodiché stappiamo e facciamo una creativity. Ma non lo fa. E allora è il momento dei segreti della chiave. Già, è proprio il momento di questa carta incredibile. Però peschiamo non credo che pescherei col clou. Okay. Tanto la terra garantita ce l'abbiamo e avere quel clou per terra poi per... Che faccio, terra tappata qua? No, io farei terra stappata. Terra stappata. Diamo comunque informazioni relativamente a una mano solida che ha tante cose da fare. Ah, e lui lo sa che più va avanti è più il momento del Breaker Horror, eh? Eh sì. E quindi... Attenzione, ci slanda. Ci slanda. 1, 2, 3, 4, 5. No, non possiamo fare il Breaker Horror, posso fare questa. Ma io non credo che cadrei nel bait di farci... No, infatti... di farci tassare un po' il mana per... Tanto mana blu ce l'abbiamo. Vai sereno, zio.
Altro Impulse? No, Dig Through Time. Dig Through Time che faccio? Ah, lo lasciamo risolvere. Sì? Credo di sì. Ma lui non può fare... Tra l'altro lui ha 6 carte meno Dig, quindi va a 8 carte, quindi va a 9 carte. Significa che è forzato ad agire il prossimo turno e a castare una spell. E io direi che potremo lottare su quella spell e poi risolvere la nostra creativa. Vabbè. Se no va in discard. E quel beh, però cioè, mi proprio remand su Dig Through Time è la giocata, non lo so... scolastica migliore del mondo, perché gli levi la possibilità di rifarlo, quindi insomma ero abbastanza contento, però io seguo assolutamente il maestro, perché hai ragione, ha 9 carte, è forzato a agire se non vuole andare in discard, e il suo agire però poteva essere uno scartino, fortunatamente no, divide by zero. Sì, ovviamente parto dall'assunto che non giochi gli scarti, perché se avesse giocato gli scarti ci avrebbe ridicolizzato in maniera... Ok, disputava bene. Quindi io non mi mangio questo adesso, non sparo Spikefield Hazard manco per niente, e poi faccio Creativity sul clou e ho Spikefield Hazard open. Lui invece però, Rona's Vortex. Esatto, e quindi ci ha fregato, è l'unica carta che poteva avere, ce l'ha. Un bel disastro. Vabbè. Quindi pesco? Non lo so se pescherei, comunque mi piace. Allora, terra stappata prima cosa, poi attacco Narset. Lui potrebbe fare una Vortex adesso. La Vortex che fa? Solo creatura? Creatura o Planeswalker, va bene, quindi il clou non lo tocca. Vabbè, io faccio Creativity, lui mi rimette in mano al Breaker Horror e io gli sparo e gli rimetto in mano Narset. Quello è il piano? Probabilmente sì. Certo, poi anche se lui... Anche se in realtà siamo morti comunque da Narset dei Sanduing, quindi forse questo non è uno. E allora quale altro piano c'è? Forse tenersi piano... open e bluffare le counter? Forse sì. Purtroppo sì, è possibile che il mio consiglio di non fare remand su quel dig fosse un brutto consiglio, perché in realtà qua, certo, Rona's Vortex è un casino in ogni caso, però effettivamente il fatto che lui adesso abbia Narset è abbastanza un disastro. Io sì, probabilmente qua farei passo. Secondo me lui si tuffa un'altra volta, che su 7 carte qualche counter ce l'ha, quindi non siamo in una buona posizione, no? No. Tuffato, proprio secco, niente da dire, niente da fare. Non... Possiamo flashbackare Secrets of the King. Quello dopo però, adesso... No, perché dei Sanduing ci shuffla anche il cimitero. Pensa un po'. Mannaggia. Quindi poi lui finisce il turno, non abbiamo neanche la possibilità di pescare da quel clou, da quei clou. Lui qui fa anche Rona's Vortex su quello. Io un danno a Narset lo faccio? Sì, puoi farlo, sì. Beh, sì. Dai, completamente a caso, ma lo faccio. Poi pesco uno. Faccio i miei clou. Purtroppo Rona's Vortex. Doppia terra, wow. Doppia terra. Purtroppo Rona's Vortex è un disastro in ogni caso. Doppia terra, wow. Vabbè, pescherò piano piano delle carte, perché non posso grazie a Narset, quindi pesco una carta adesso, una carta dopo. Sì, per carità, Rona's Vortex fortissimo, però... quel dig rimandato quanto è forte, cioè non lo so, tanto lui Narset la fa lo stesso, però forse effettivamente non si trova le carte giuste in mano. Vabbè. No, sì, in realtà ho pensato, io voglio forzare la giocata qui perché... Cosa succede? Mamma mia! Quindi devo pescare risposta? Io credo che tu debba pescare in risposta, ma comunque gli faremo poi pescare una carta con quel clou. Quello non lo posso evitare, però almeno pesco adesso. Pensa
Vediamo se ha counter per questo. Ma tanto io non pesco qui, c'è Narset. Quindi comunque io il clou l'ho buttato. Poi che abbia risolto Notion Thief è tutto. Mamma mia, un'altra terra. No. E niente, Brunero dei Sanduing. Mi sa che il buon Twinless Twin, tra l'altro, sta testando per Sofia, perché insomma. Credo di sì. Noi registriamo in realtà lui video. È americano, quindi sta testando per. Ah, ok. Vabbè, non per so, per il regional, dai. Vediamo questo piccolo clou che fa, un altro Notion Thief con Shadow Instant, eh. Guarda, sto concedendo. Sono pronto, eh. Non mi manca molto. Dig. Eh sì, forse ti ho suggerito male. No, non lo so. Cioè, secondo me sono. Cioè, lui con Dig ottiene una mano sicuramente più robusta. Poi noi proviamo a fare questo counter che viene counterato. Faccio quel. Come si chiama? Quel divide by zero su quel Dig. Se entra la mano è meno robusta, ma sempre e comunque fa quella roba. Poi c'è, è chiaro che non va come vuole lui, semplicemente per. Questa non serve a niente. Pesca uno. Sì. Pescherà uno. Sarà un pesca uno senza shufflare niente. Sì, c'è anche stata un altro spot interessante questa partita. Cioè, quando hai scelto di ciclare lo squalo da uno. Forse ciclare squalo da uno era troppo poco, dovevamo ciclarlo da due. Perché da due riesci a togliere Narset in combinazione. Sì, effettivamente Shark Typhoon in questi matchup non va veramente mai sottovalutato. È una carta talmente tanto importante che. Eccola. Lui con tre open ce l'ha counter. Non lo vuoi fare enchantment questo, vero? Credo che non lo voglio fare enchantment. Ma lo vuoi fare adesso 4-4? No. No, adesso non possiamo perché sennò non peschiamo la carta. Ah, giusto. Mamma mia. E terra. Ah, oddio, in realtà forse ci può stare farlo enchantment perché siamo talmente indietro che abbiamo davvero bisogno di qualcosa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. A meno che non pago, vabbè, intanto faccio la terra. Giochiamo attorno a disputa. Sì, ma ci giochiamo, cioè, abbiamo talmente tante terre che ci avremmo giocato lo stesso. Cioè, qua Mystical Disputa, anche se non facevo terra, era fermo. Sì. Peccato aver vinto G1 e poi perso G2 e G3, che in teoria dovrebbero essere i momenti positivi, però purtroppo. Purtroppo dei Sanduing, non lo so. Sì, sicuramente quello squalo di 1 peggio secondo me di quel Dig. Lo squalo da 1 non va fatto, va fatto da 2. Perché comunque tiene. E poi c'è pure uno Spike Field Azzara che però dovevamo per forza fare come terra. Perché l'abbiamo dovuto fare per forza, giusto? Perché se ne avessimo avuti due, in quel caso avremmo levato Narset. Che veramente, cioè, questo mazzo, questo tipo di strategia, se il Days Undoing lo sbaglia, cioè nel senso va a vuoto perché tu gli ammazzi Narset, poi piange, eh? Quindi insomma, keep, giusto? Io tengo e faccio Spike Field tappato qua. Non lo so, forse magari questi fieri impulse, no, perché sono troppo forti contro Grisfang, cioè qualcosa che prende i Planeswalker va giocato probabilmente, ecco tutto qua. Sì, ci ho pensato, però il problema è che veramente questo formato ha delle removal terribili. No, c'è quella lì che fa scry, fa due danni, fa shock, però è pure vero che, ripeto, questa prende Grisfang e Grisfang è troppo importante. Sì, forse c'è anche la removal che fa due danni ed esilia. La removal che fa due danni. Sì, ho capito, non prende Grisfang però. Non prende Grisfang, però è forte contro le Fenici. Non lo so, io. Cioè. Ma Fenici com'è come matchup? Sai, non te l'ho chiesto. E guarda, io penso che siamo leggermente avanti, però è un matchup molto giocato, soprattutto post-side, perché mettiamo dentro gli Hullbreaker Horror, perché lui mette dentro un sacco di counter, e quindi poi giochiamo praticamente il mirror di controllo.
Qui io pensavo che fossimo contro rosso nero, invece il nostro opponente ci ha spiazzato landando una terra blu. Già, ci ha tirato fuori una terra blu non bellissima. Tra l'altro noi qui non è che abbiamo molte cose da fare. No, no, qua forse potevamo landare sto Spikefield Hazard, perché tanto contro le terre blu non credo che avremo necessità di fare un danno alle cose. Che intanto le terre le sto pescando, Ale, cioè non... Lo vedo. Non lo so, no, penso che mi tengo un danno anziché fare terra tappata fin quando non mi serve, proprio mi serve. Favola. Favola, credo che qua si prenda un bel remand. Sì, immagino. Anche perché in questo modo ci permette di fare teachings e fare un bel pesco 2. Riusciamo mai a pescare 3, fammi pensare. Gli butto uno Spikefield Hazard in bocca. Sono 3 carte, lui ne ha 6. Poi faccio pesco, cioè vado a 4 e di nuovo a 5. Faccio terra, questo non lo posso giocare mai. Niente, giusto? Lui deve avere 4 carte in più di te, giusto? Sì. No, allora non c'è proprio modo. Ok, qui faccio terra tappata, ma forse puoi fare terra stappata, sì, tanto infatti. Siamo a 18 e non terra stappata, teachings of the archives. Lui, a meno che non fa 2 spell, vedi che adesso comincia questi fieri imp, questi Spyfield Hazard uno dopo l'altro, glielo tirerò e almeno gli ammazzo il 2-2. Vabbè, sì, gli ho ammazzato pure Fiery Impulse, che cosa dico? Esatto. Ma io qua forse un divide by zero lo faccio, se non altro per darmi la possibilità di prendere la lezione da settimana. Ma anche perché lui sembra in F6, cioè nel senso non... Esatto. Però qua non ha rifatto la... La favola. Non ha rifatto la favola. Io non possiamo tirare questa mascotte exhibition, no. Però vediamo come si evolverà il prossimo turno. Forse se ti avessi seguito il tuo consiglio di giocare Spikefield Hazard tappato, ora avrei trovato Mascot Exhibition. Però non so quanto è. Al di là di tirarla sul suo open mana, che non mi spaventa, perché ripeto, lui è sempre F6, quindi sembra che non abbia counter. Non so quanto l'avrei tirata con lui dopo che può agire. Mi lascia perplesso che lui è in F6, però non ha rifatto la saga la seconda volta, quindi qualcosa ce l'avrà. E allora vuole darci un'informazione sbagliata, dai. È possibile che voglia... Allora, al terzo tentativo risolverai questa favola, caro Christian Red. Ah no, infatti non risolve la favola. Invece, cioè, arriva addosso proprio Sheoldred. Che è insomma, non... risolve. Questi sono 3 danni a Sheoldred. Sì, però aspetta, forse io credo che sia il momento di fare Secrets of the Key e flashbackarla poi. E avere la combo settata. Aspetta, sì? Solo perché siamo in main. Sì, avevi proprio ragione. Ma questo... lui deve non aver capito chi siamo, perché ha perso proprio in una maniera abbastanza stupida. Aspetta di non pescare il burba. Ok. Non l'ho pescato, fortunatamente. Eccoci qua, 30 danni regalati. Un'altra volta mi sembra sei data. Oddio, non so, forse questo un po' di creature ce l'ha. Non credo, in realtà questo credo che sia rosso-nero. Io non so se me la sentirei di tagliare la combo in questo matchup, perché temo che in realtà lui sia più un midrange che un control. Poi, qualche stroke lo vogliamo mettere, non lo so. E allora non saprei benissimo come sai dare. Io credo che il terzo Shark Typhoon lo vogliamo, perché penso che lui siderà fuori delle removal e Shark Typhoon potrebbe essere una ottima figurina di Magic. Quindi io metterei lo Shark Typhoon, siderei fuori qualche removal, siderei fuori qualche Fiery Impulse.
forse anche tutti i Fiery Impulse, e probabilmente metterei dei Disdainful, un paio di Disdainful Stroke per le Sheoldred. Poi Sì. Disdainful Stroke è possibile che ci toccherà, sai, dargli out perché avrà pochi target. Però credo che sia un mazzo basato su una qualche combo di Sheoldred. Questa mano la tengo anche se malvolentieri. Faccio terra tappata, terra tappata, terra, insomma, un po' di terre le faccio, però. Certo, non faccio Secret of the Key come prima carta, però. No, vabbè, ma quello. Ci sta anche l'effetto sorpresa un po' di farglielo all'ultimo momento utile. E io qua forse faccio un altro Spikefield tappato, perché poi vorrò. Beh, poi ho terra stappata e con la prima terra stappata, se lui fa saga, io posso fare Valakut Awakening, mi cambio tutta la mano. Ma lui non fa saga, quindi rimaniamo tutti e due abbastanza a guardarci. Ecco, questo Fire Prophecy mi mette un po' più di sicurezza con determinate magari cose che lui può fare. Tipo questo trespass. Trespass, credo che vada bene quella. Purtroppo ci toccherà scartare una carta qualora volessimo targettarlo, quindi Vabbè, questa è scartiamo la carta con l'ultima. flashback, dai. E Sì. scusa, facciamo anche questo effetto? Bella domanda. Io forse un Valakut Awakening potrei pensare di cambiarlo, perché è una carta un po' lenta. Poi, ovviamente, ogni volta che peschiamo in questo mazzo c'è sempre il brividino di dire. Qui tra l'altro abbiamo mezzo la combo settata, manca una terra, cioè se lui si Manca la tappasse out terra. potremmo rifargli pure lo stesso giochetto di prima. Se no qui possiamo cominciare a menargli. Ma io flashbackerei Secrets, anche perché è prioritario flashbackarlo qualora ci facesse altre trespasser, così ce lo leviamo dal cimitero e. Giusto. La terra tra l'altro arriva. Qua secondo me, per come ha giocato, lui ce l'ha qualcosa, quindi Però io farei un Co pass. che qualcosa può avere, cioè nel senso, se a counter io ho un'altra creativity. Ma se a counter non sono Il preoccupatissimo, sono problema più dice se a Kolaghan preoccupato di Command. una removal o un Otawara. Perché Vabbè, anche Otawara ci va, certo. scryburme, fa i disastri. Qua, avendo noi Shark Typhoon Sì, abbiamo ciclabile, delle quindi. cose da fare, certo, non c'è dubbio. No, è giusta, la tua giocata è un po' più conservativa, chiaramente. Cioè, il punto è che io lì veramente di removal non ho paura, però effettivamente può avere Baleful Mastery, può avere delle cose. Sì, più che altro il fatto che noi ci stiamo guardando intensamente negli occhi. Certo, mo quella Valakut Awakening la rimpiango, eh. Ho tre creativity. Eh sì, vabbè, noi intanto lo attacchiamo. Il fatto che noi ci stiamo guardando intensamente negli occhi è che comunque i suoi threat siano dei threat costosi in termini di mana, ci porta in una posizione che secondo me non è terribile. Qua secondo me facciamo di nuovo passo, facciamo un Dig to Time in Hand, Non voglio arrivare comunque sì. pagando. Ah sì. Lo posso fare adesso. Lui attacca Enuma. Faccio dig? No. No, io non farei Dig. Non vorrei morire da Ha scombatte proprio. È proprio strane. una specie di mazzo standard riportato in Sì. Pioneer. Sì, gioca Grixis Midrange. Bello, bello. Però secondo me non forte. Ecco. Corpse Appraiser si deve autolevare il suo Kalidas. Qui lui se countera dig è un grande abbocco perché davvero poi perde. Ah, sì. A meno che non ha negate e Baleful Mastery, però insomma, mo. Noi con tutte queste creativity in mano qualcosa ci dobbiamo fare. Che fai con questo ricco dig? Sì, interessante, lui gioca. Stroke. Io Lui qui ci gioca provo. Grixis, carte forti, sì, anch'io qua ci provo tutta la vita e gioco attorno anche a Pierce, mi pare. Sì, giochi anche attorno.
Sì, attorno a Pierce sì, attorno al resto no. Vabbè, ci provo, anche un Impulse, qualcosa mi devo inventare. Poi se abbe il Full Master siamo morti. Cioè, non è che devo fare? E invece, il invece combo la porta a casa. Vediamo che c'è nel Treasure Chest. Vediamo. Ecco qua. Oh! Questa è roba! Abbiamo fatto 5-0 praticamente. Questa è roba, oh! Questa è roba! Va bene. Che dire, Ale, io ti ringrazio tantissimo per il mio tempo, mi sono super divertito in questa league e tra l'altro il mazzo è bellissimo, diventerà il mio mazzo Pioneer, quindi continuerò a tartassarti con messaggi o cosa sai o cosa non sai nei vari matchup. Speriamo che chiaramente resista all'avvento di The Brothers War, anche se... Tu come la vedi The Brothers War in Pioneer? Ah, guarda, io la vedo molto poco impattante. Penso che adesso, queste magari sono le ultime parole famose, ma mi sembra che l'unica carta che possa realmente dire la sua è il nuovo Young Pyromancer, che permette di averne appunto 8 nel mazzo e quindi magari darà vita a qualche strategia. Più ovviamente gli artefatti tutorabili di Karn nella side di Mono certo, Verde, però... ma sappiamo che Mono Verde è già il mazzo da battere. Esatto, secondo me Mono Verde è assolutamente nelle mire di Wizard per qualche ban. Vedrete che succederà. Io credo che o Karn o Tofnissa prima o poi ci saluteranno. No, io spero in Nyctos, che è una carta, secondo me, lo dico sempre, disegnata per un Magic del passato, disegnata per quando la Legend Rule era diversa, secondo me. E vediamo comunque che cosa succederà chiaramente con insomma questo tipo sì, di... Se io onestamente un ban di Nyctos non lo gratirei, perché la carta è stata la promo degli scorsi RCQ e distribuire la carta come promo a chi fa topotto quando ha un valore di 30-35 euro e poi bannarla mi sembrerebbe una cosa classica da Wizard, ma molto poco professionale onestamente. Vabbè, vediamo che quello che succede con i ban. Qualcosa secondo me devono fare per quel mazzo, ma intanto ripeto, grazie mille per aver guardato a tutti voi, grazie mille ad Alessandro Parisi, Ale Milan per il deck tech, per l'aiuto, per la simpatia e per tutto. Se volete seguirlo, vi ricordo che in descrizione in tutti i video ho lasciato il suo Twitter, il Twitter del Camion Show Team, giusto? Salutiamo ancora una volta il Camion Show Team e vi mando insomma a mangiare. Se avete visto questo video in pausa pranzo avete già mangiato. Vuoi dire qualche ultima parola in tua discolpa, Ale? No, ciao a tutti. Va bene, ciao a tutti.